Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ma perché ogni volta devo sembrare un barbone? Meglio, eh? Ora sembri proprio un bel coglione. Sarai bello tu? Non lo so io. Dobbiamo iniziare subito questo video incredibile con delle offese a Rama DG? Non ho capito. Devo fare un disegno. La prima cosa da fare è prendere delle reference e siccome è difficile trovare delle reference su internet me le faccio da solo perché guarda, meglio così, fidati. E si comincia ragazzi, quindi niente, parliamo subito di qualcosa di bello. Non è vero perché devo disegnare, quindi c'è l'obiettivo, poi fondamentalmente è quello. Non so se era chiaro. Era chiaro! La 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 la, mi dispiace Rama, dovrai tagliare tutte queste parti, stare lì ore ed ore a spulciarti il video, vedere le cose da togliere, le cose da tenere. È perché non sei in grado di fare i video, brutto idiota! Ma la smetti di offendere? Cioè, quale contributo dai a questo canale YouTube se non offendere gratuitamente il qui presente creatore di contenuti? Eh? Non ho capito io. Non ho capito. Voi avete capito? Io non ho capito. E come sempre i soliti consigli scontati che si danno su YouTube, cioè specchiate il foglio, specchiate la reference, specchiate tutto, specchiati Rama, specchio specchio delle mie brame. Chi è lo YouTuber più bello del reame? Ma sono io, è ovvio. Questa cosa è una chiacchierata sul nulla perché non riesco neanche a concentrarmi sul disegno se parlo, quindi insomma, chi è che vorrebbe vedere un video del genere, no? La cosa più bella è proprio guardare nell'obiettivo e dire cazzate, questa è la verità, è proprio dire queste frasi così altisonanti, inutili, è veramente divertente. Ecco, parliamo di questo oggi, parliamo del fare video, cioè stavo pensando proprio oggi mentre correvo, correre mi aiuta a far correre anche il pensiero, cioè proprio per vie traverse. Perché faccio i video su YouTube? Perché? Perché? Cioè, troppe domande, tante, questo video si intitolerà tante domande e poche risposte. Scrivetemi un commento qui sotto il video rispondendo ad alcune di queste domande. Chi sono io? Cosa devo fare della mia vita? Qual è il senso dell'universo? Perché faccio video su YouTube? Perché disegno? Perché faccio fumetti? Perché hai i capelli blu? Perché Fran ha i capelli rosa? Perché ho fatto una reference a me stesso? Perché per disegnare abbiamo bisogno di reference se non possiamo semplicemente avere già in mente tutte le immagini che vogliamo? Perché? Non chiedo tutte le risposte subito, certo. Ma almeno alcune. Tipo format. Delirio con Rama DG, perché Rama DG delira proprio. Sto cercando di aggiungere anche più scenette col mio amico con la maschera nera, come vedete, perché dà colore al video. Poi è divertente, sono tutte cose divertenti per me da fare, per voi da vedere non lo so, ho dei dubbi. Quanto sono difficili da disegnare le pieghe dei vestiti. Tanto difficili, tanto difficili. Spero vi sia piaciuto, il disegno è venuto bene. Come sempre, soliti convenevoli. Ma perché registro questa parte finale? A che serve? A che serve?
per aggiungere minutaggio. Cioè, fai un video breve, Rama, basta. Non c'è bisogno di continuare a dire stronzate su stronzate su stronzate. Sì, concordo sulla parte delle stronzate. Ecco, almeno su qualcosa siamo d'accordo, eh? Sì. Mi piace il disegno soprattutto perché sembra che ti stanno giudicando. C'ho anche il copione. Ma ti rendi conto che stronzata di merda?